Parliamo di pace, dicevo, a conclusione della prima parte, ne parliamo con Sabina Braschi, direttrice del coro Jesus Christ della diocesi di Trapani, direttrice pure del canale Maria Vision, che trovate a livello nazionale sul canale 255. Ciao Sabina. Ciao a tutti. Da qualche anno ormai la voce, il volto e l'anima della processione dei misteri trasmessa su Telesud, quindi insomma la annoveriamo in diverse maniere, ma in questo momento ce l'abbiamo come ambasciatrice proprio della pace attraverso la musica. Perché? Perché con il coro appunto Jesus Christ della diocesi di Trapani nei mesi scorsi, tramite questa iniziativa patrocinata anche dal Kiwanis Club di Trapani, è stata in Israele, sì, no? A Gerusalemme. A Gerusalemme, raccontiamo, perché è una bellissima iniziativa, è un periodo questo qua dove parlare di pace e di comunanza fra i popoli dovrebbe essere all'ordine del giorno, quindi mi fa piacere davvero dare spazio a questa bellissima iniziativa. Tra l'altro avremo pure delle immagini da mostrarvi, insomma qualcosa di particolare. Sabina. Il tutto nasce quando... Scusami, vedo che proprio già ti luccicano gli sì, occhi, perché ti è rimasto nel cuore questo ma caso. Siamo ancora emozionati, Nicola, tu conto. Non hai idea della bellezza che abbiamo vissuto, inaspettata, perché noi siamo partiti con così un'aspettativa minima. Andiamo a fare il nostro servizio, però non ci aspettavamo invece di trovare quello che adesso vi racconto. Innanzitutto come nasce? È il presidente della televisione che conduco qua a Trapani, in Italia, sono il direttore della testata giornalistica, è il presidente Emilio Buriglia Zeccarraca che mi dice bisogna andare a Gerusalemme a parlare di pace, a costruire qualcosa che abbia a che fare con la pace. Cosa ci puoi proporre, Sabina? E io dico, musica è un linguaggio universale, è il linguaggio per eccellenza che può arrivare a tutti i cuori e essere trasferito con facilità. Ho un coro, il coro Jesus Christ, e quindi metto a disposizione questo coro per portarlo a Gerusalemme e iniziare questa avventura, che non è stato solo un pellegrinaggio, ma è stato proprio l'avventura per la pace, perché... partendo ovviamente qualche mese prima dell'11 marzo, che è il giorno in cui si è tenuto il concerto per la pace, conosco Monsignor Antimo Sojek Yacoub, che è il patriarca siro-ortodosso, il vicario patriarcale, e oggi, tra le altre cose, vicario patriarcale delle terre sante, quindi non solo di Gerusalemme, ma dell'Arabia, della Palestina, della Siria, della Giordania, della Cisgiordania, insomma di tutte le terre sante. Quindi immaginatevi venire a contatto con un personaggio del genere, come il Papa, per dire, certo, per la nostra Chiesa, certo, cattolica, ma... cioè il primate. E lui invece con grande semplicità e con grande gioia accoglie questa iniziativa. E io quando mi ritrovavo a parlare con lui, tra le altre cose in italiano, perché lui ha vissuto in Italia, si è formato molto in Italia, e dicevo, no, ma è un miracolo, è il frutto della provvidenza, che cosa sta succedendo? E accoglie questo concerto, bene, organizzo il coro, questa avviene a novembre, io vado organizzando il coro, iniziamo a preparare un concerto dedicato alla Madonna. La Madonna ovviamente è una, essendo nelle religioni cristiane l'eccellenza, nel senso tutte le religioni cristiane venerano, amano e hanno una devozione importante per la Madonna, quindi non solo la religione cattolica, per cui anche il patriarca siro-ortodosso accetta con grande gioia il concerto dedicato a Maria. Incomincio a preparare il coro, partiamo e... scusami, cioè, ma quello è il direttore dell'aeroporto, il direttore Buffo, fa parte pure del coro, non lo sapevo, gli faccio i complimenti, il direttore Buffo, non sapevo di questa sua passione. Vabbè, hai capito, riesce a coinvolgere tutti proprio. Sì, il direttore Buffo, Michele, come sapete, è... il mio amore. Al di là delle questioni personali, il mio mi fa davvero marito, piacere però... vederlo, insomma, cimentarsi. Ah, ma lui è contentissimo. Quando ci siamo conosciuti, una delle prime cose in cui lui è coinvolto è stato il coro Jesus Christ. E devo dire che ho suo grande entusiasmo, perché la sua caratterialità l'ha accolto con grande gioia e adesso ne fa parte, fa le prove. Proseguiamo con il racconto. Questa era una mia curiosità. Ragazzi, la curiosità è donna, ma è anche giornalista, e quindi...
Diciamo che ho una grande capacità di convincere, almeno le persone che mi amano. E allora siamo andati lì e siamo andati quindi pronti per affrontare questo concerto, ma non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato. E cosa ho trovato? Ho trovato tutti i patriarchi delle religioni cristiane presenti al concerto. E dunque il patriarca copto, il patriarca greco-ortodosso, che è esatto un primate delle religioni cristiane. E adesso io, siccome non mi ricordo tutti i nomi a memoria, ma ci tengo a dirveli perché sono tutti dei personaggi importantissimi. Il patriarca ortodosso, greco-ortodosso, si chiama Teofilo III ed è anche lui il patriarca per ovviamente il filone greco-ortodosso di Gerusalemme, delle Terre Sante, della Palestina, dell'Arabia, della Siria, di Canaan, di Galilea, della Giordania e della Santa Sion. Poi c'era il patriarca copto, anche lui delle Terre Sante, che è il monaco Teodoro Allantoni, che si vede nelle immagini sicuramente. E poi per la religione cattolica c'era Monsignor Giacinto Marcuzzi, che è il vicario patriarcale latino, e che è stato sostituito ultimamente da Pier Battista Pizzaballa. Insomma, tu immaginati, Nicola, che noi arriviamo con la nostra semplicità di coro, tra gli altri cosi, semiprofessionista, non siamo un coro professionista, però lavoriamo con grande puntualità, devo dire. E arriviamo e troviamo queste persone che non si incontrano neppure per i protocolli diplomatici, lì gli equilibri sono, sai, sempre sul filo del rasoio, parliamo dei capi delle religioni cristiane. E trovarli lì, che si stringono la mano, si faranno la foto tutte insieme, accoglieranno questo concerto nella nostra versione. Noi siamo un coro cattolico, quindi abbiamo parlato di Maria attraverso i nostri santi, attraverso ovviamente le pagine del Vangelo, ma attraverso i nostri santi, i nostri papi, ed erano lì ad ascoltarci, ad accettare la nostra, tra virgolette, versione cattolica. Con la loro pazienza, con la loro fede, con la loro curiosità, con quegli sguardi compiaciuti e allo stesso tempo sbigottiti, perché comunque è stato coraggioso un evento del genere, non solo da parte nostra che eravamo lì ad eseguirlo e interpretare, ma soprattutto dall'organizzatore, quindi dal patriarca Antimos Iacobo. Insomma, Insomma, una vera e propria ambasciatrice attraverso il coro, questo dimostra ancora una volta che Trapani davvero meriterebbe di rappresentare la capitale delle culture del Mediterraneo, dell'unione fra i popoli, certamente. So che hai fatto mettere da parte un pezzo dell'intervento del patriarca, che adesso perdonami, non ricordo come si chiama, che è Monsignore. molto significativo. Lì parliamo Sì. di. Allora, sono alla fine del concerto, che è durata all'incirca 45 minuti, il patriarca è voluto salire lì in questa chiesa. Intanto vi presento questa chiesa. Questa è la chiesa di San Marco ed è la prima chiesa cristiana a Gerusalemme. E dai ritrovamenti che sono stati fatti, e nella prima parte dell'intervento il patriarca ne parla. Io ti propongo la seconda parte perché l'intervento tutto era troppo lungo, Certo. 10 minuti. E lui spiega esattamente che quella è la chiesa dove verosimilmente c'è stato l'ultima cena, quindi l'upper room, che oggi, se vai a Gerusalemme, viene indicata in un altro sito. Però ci sono dei ritrovamenti importantissimi che fanno attestare che sotto questa chiesa c'è un grande spazio, ovviamente che risale allo zero, quindi al primo secolo, diciamo, dopo Cristo, questo grande spazio in cui verosimilmente c'è stata l'upper room, quindi il cenacolo, e anche, e questo è certo, la Pentecoste. La Pentecoste sarebbe il momento in cui, dopo la morte ovviamente di nostro Signore Gesù Cristo, i discepoli con Maria si riuniscono e c'è la discesa dello Spirito Santo, e avviene in questo luogo, capito? In questo Ascoltiamolo luogo allora, dove noi ascoltiamo eravamo. questo intervento appunto significativo, poi lo commentiamo. You are the Voi light siete of the la world. luce del mondo. But be careful Ma fate when you lace attenzione, a light, quando do accendete not questa put it luce, non under mettetela anything, but in put it basso, ma up so portatela in people can alto, see per cui that la light gente possa and come vederla e closer. And avvicinarsi. you are the light of the world. And you Voi siete la luce let del us mondo.
E voi oggi ci avete ricordato, avete lasciato nei nostri cuori la consapevolezza che ciascuno di noi è la luce di questo mondo e diamo testimonianza di essere il sale del mondo. Vi ringrazio tanto dal profondo del mio cuore che siete qui con noi. Ringrazio Maria Vision, la TV e tutte le persone che hanno aiutato questo bellissimo coro. Non siete estranei in questo posto, venite da una bellissima città, Trapani, la diocesi di Trapani, Sicilia, la bella Sicilia. Yes. Allora fate un applauso per e allora un applauso per questa bella Sicilia. Thank you once again. And let me grazie. Allow me to say a few words also in italiano. L'Italia ha un posto because, speciale nel mio cuore. Italy has a special place in my heart. And when I quando ho incontrato Sabina was, 2 months, 3 months quanti tempi fa? Quanto tempo fa Sabina? 1 o 2 mesi fa? Novembre. A novembre lei dreaming. Forse stava sognando di fare una cosa del genere qui in Terra Santa. E quando ho iniziato a parlare con lei in italiano, lei era come sorpresa per dire: ma come mai lei parla italiano? Si è presentata come collaboratrice, direttore di questo coro. Mi ha detto quello che stava facendo e allora gli ho chiesto: ma perché non porti il tuo coro qui? A Gerusalemme, dove tutto è iniziato, dove le prime preghiere sono iniziate qui in Terra Santa. E allora lei mi chiese: ma veramente posso farlo? E io le dissi: certo, tutto è possibile con Dio. Incredibile. Tutto è possibile se crediamo. And today you are here. I'm still speaking in English, sorry. E voi siete qui. Il tuo sogno si è realizzato. Oggi, Sabina. Oggi adesso vi parlo in italiano. Il tuo sogno, diciamo, si è realizzato. Si è realizzato. E siete qui anche il con noi. Anche il vostro sogno, anche il vostro sogno, il nostro sogno tutto. Siete qui, grazie per essere qui. Grazie a Dio che ha preparato tutte le cose, ha preparato persone che ci aiutano, ha preparato il viaggio, ha preparato persone che vengono oggi per testimoniare e lodare il Signore con noi. Non ripeterò ancora, ma dirò un'altra volta: quello che loda il Signore, quello che canta e loda il Signore, prega 2 volte. E voi oggi ci avete lasciato con il cuore così avete toccato il cuore e ci avete lasciato lodare con voi e cantare con voi e pregare con voi per la Vergine Maria, ma non in qualsiasi posto, qui dove questo posto è stato chiamato Chiesa sul nome della Vergine Maria. Grazie ancora di tutto il mio cuore e se mi permettete c'è un piccolo ricordo e regalo dal monastero di San Marco, da casa di Maria, dal nostro popolo, dai nostri arcivescovi dove hanno partecipato con noi con amore e hanno aperto il loro cuore per noi. Qui è un mosaico scritto in aramaico. Sono versi del Vangelo e della Bibbia, scritto in aramaico, e mi è piaciuto moltissimo quando facevate tra un brano all'altro, c'erano versi dai Vangeli, il Vangelo di Luca, Atti degli Apostoli. Questo è bellissimo, perché la Bibbia ci racconta chi siamo e figli di chi siamo, il libro della verità e la parola di Dio. Per questo mi sono ricordato direttamente, ho detto: perché non li regalo una cosa
così che rimane con voi sempre. Grazie ancora. Grazie, grazie. Uno per uno. Sabina, grazie. Perché sei la sua sorella, non ti do la stessa cosa. Abbiamo la madre di... Lo mettiamo così? Prego, prego. Beh, è significativo, insomma, anche questo mosaico che vi è stato donato, no, Sabina? Devo dire che poi ci sono stati dei frutti, a parte quelli personali del gruppo, che è rimasto veramente convertito. Cioè ci sono dei segni tangibili di grande armonia, di unione, di presenza di Dio nella vita del coro, che già fa un cammino, ciascuno di noi fa un cammino di fede, ma questo è stato un passaggio, direi, certo, fondamentale. E poi dei frutti anche lì in Terra Santa, perché ho saputo proprio qualche giorno fa, tra l'altro, che il Monsignor Antimos Yacoub ha organizzato proprio sulla via di questa iniziativa corale del Coro Jesus Christ un piccolo festival in cui ha invitato tutti i rappresentanti delle religioni cristiane, esattamente come era accaduto quella sera, ricordo che l'11 marzo questo concerto, e i rappresentanti delle religioni cristiane, sicuramente in queste figure patriarcali, hanno a loro volta invitato rappresentanti della tradizione musicale della loro religione, e hanno cantato un brano o più brani dedicati alla Madonna, quindi ognuno secondo la propria versione. Cioè, sembrano cose normali nel nostro mondo occidentale, un festival di musica mariana, ma là no. Là stiamo parlando di un territorio in cui la diffidenza, il sintomo di guerriglia, gli equilibri anche tra le religioni presenti, la divisione di questa città vecchia in quartieri che devono delimitare bene i loro confini, perché mai sia che ci sia qualcosa che avvenga nel confine sbagliato. Ecco, tutto questo, quando poi ti ritrovi in una situazione in cui sono tutti riuniti, per quanto una situazione ludica e ricreativa, ma comunque è miracolosa. Assolutamente sì. Senti, ti tocca organizzare adesso il loro arrivo qua. Ormai guarda, questo ruolo di ambasciatrice, portatrice di pace attraverso la musica, devi espletarlo fino alla fine. Guarda, ti rispondo alla Maria Vision, che il Signore ti ascolti. E che ci riusciamo, molto volentieri, sì. Sabina, mi piacerebbe ritornarci su questi aspetti, anche su queste iniziative. Intanto per ora lo spazio a nostra disposizione è finito. Grazie per queste pillole di benessere, obiettivamente, insomma, di armonia, e ci rivediamo. Insomma. Grazie a te dell'invito, Nicola, non sai quanto l'ho gradito. Grazie, quando vuoi siamo qui. Ti porto pure il coro a cantare. Ok, questo mi fa piacere. Purtroppo non posso cantare io, perché insomma, ma come distruggerei. Non ne vuoi fare parte come Michele? Sì, ma a guardare. Grazie, è stata con noi Sabina Braschi, l'avete vista insomma appunto anche nel pieno della sua attività di cantante e direttrice del coro Jesus Christ della diocesi di Trapani, e ripeto, lei pure la direttrice di Maria Vision. E per noi Telesud è ormai il volto e l'anima della processione dei misteri che mandiamo in onda ogni anno quando esce appunto il Venerdì Santo. Alla prossima Sabina, grazie. Grazie, buonanotte a tutti voi. Grazie a voi per averci seguiti.